Riprendiamo il sesto capitolo del corso online per piloti APR in scenari non critici. Eravamo arrivati alla tabella con la descrizione dei componenti classici di un APR. Il telaio. Il telaio o frame rappresenta l'ossatura dell'APR, ossia la struttura portante che supporterà l'avionica, le batterie, i motori, le antenne, eccetera, dell'APR. Il telaio può essere in alluminio aeronautico, in fibra di carbonio o in ABS, più raramente in fibra di vetro. I motori. Il motore brushless, senza spazzole, è un motore elettrico a magneti permanenti e, a differenza da uno a spazzole, non ha bisogno di contatti elettrici striscianti sull'albero motore per funzionare. Eliche. Le eliche possono essere in legno, carbonio, ABS e altri materiali. Possono essere due tipi: destrorse, che girano in senso orario, sinistrorse, che girano in senso antiorario. L'elica è un elemento motore importante e va sostituita ogni qualvolta che si presentino crepe, anche minime, o evidenti segni di usura. ESC, ESC. L'ESC, Electronic Speed Controller, permette di controllare il numero di giri del motore ed è indispensabile per il funzionamento dello stesso. Centralina. La centralina è chiamata FC, Flight Control, o anche autopilota, ed è una scheda con un microprocessore programmabile con degli ingressi e delle uscite a cui arrivano i segnali dai diversi sensori. Ha un ruolo fondamentale perché permette la stabilizzazione e controllo del mezzo, gestione del volo in diverse modalità, automatica, semiautomatica e manuale, memorizzazione di voli con comandi programmati, eccetera. IMU. L'IMU, Inertial Measurement Unit, è un dispositivo elettronico che permettono al FC di rilevare eventuali spostamenti fisico-meccanici. Al suo interno si trovano sensori come accelerometro, che rileva l'accelerazione sui tre assi, giroscopio, che misura gli angoli di assetto, la bussola, il barometro, che rileva le variazioni di pressione atmosferica e quindi la quota di volo, e il magnetometro e GPS. GPS e magnetometro. Il GPS è un sistema di navigazione satellitare che calcola la posizione precisa dell'APR. Il magnetometro funge da bussola e bisogna ricalibrarla ogni qualvolta percorrono enormi distanze sul suolo terrestre. PMU. La PMU, Power Management Unit, è un dispositivo che distribuisce la corrente proveniente dalla batteria a tutta l'elettronica. Data Link. Il Data Link è un dispositivo che permette la ricezione a terra dei dati telemetrici e delle immagini in tempo reale. Utilizza di solito una frequenza di 2.4 GHz o la 5.8 GHz. È richiesto dal regolamento ENAC per le operazioni specializzate. Ricevente. La ricevente è quel dispositivo collegato al radiocomando che permette il comando e controllo dell'APR. Solitamente la banda di frequenza in uso è 2.4 GHz o 5.8 GHz. Batteria. Le batterie più utilizzate negli APR sono le LiPo, litio polimero, perché hanno più vantaggi delle batterie nickel cadmium o nickel o NiMH. Le LiPo hanno una durata media di circa 350 cicli di ricarica. I valori da considerare per un pacco di LiPo sono: capacità della cella in milliampere, numero di celle collegate in serie, tra parentesi 2S, 3S, eccetera, velocità di scarica.
Pur essendoci in commercio da tempo lipo intelligenti, negli anni ci sono stati parecchi incidenti dovuti all'uso improprio. Si consiglia durante le fasi di ricarica di porre la batteria all'interno di una lipo safety bag, facilmente acquistabili su internet, ed effettuare la carica solo con i caricabatterie specifici e i programmi appositi. Inoltre, se la batteria non viene utilizzata per lunghi periodi, si consiglia di metterla in modalità storage, ovvero con 40% di carica, e immagazzinarle in un posto sicuro. Payload. Il payload viene definito il carico utile trasportabile da un velivolo. Generalmente può essere una camera, un sensore, un contenitore, eccetera, che nella maggior parte dei casi vengono fissati ad un gimbal. Il gimbal è un supporto che stabilizza il carico sul piano orizzontale, contrastando la turbolenza ed i moti dell'APR, e permette di orientare il payload indipendentemente dall'APR. Parte 6. Sensori dell'APR. Sono componenti fondamentali per poter misurare i vari parametri necessari a controllare il volo di un APR. Vediamo quindi quali sono e cosa misurano. Barometri. Poiché la pressione atmosferica dipende dalla quota, all'aumentare della quota la pressione diminuisce. Installando a bordo un sensore barometrico è possibile valutare la quota di un velivolo. Telemetri. Consentono di misurare con una precisione superiore al barometro l'altitudine dal terreno a bassa quota. Vengono utilizzati di solito in accoppiamento con il barometro per compensare l'errore di quest'ultimo a bassa quota. GPS, Ground Positioning System, fornisce la posizione geografica nello spazio e quindi utile per determinare il punto di decollo dell'APR, raggiungere i vari waypoint che questo dovrà raggiungere durante la sua missione di volo, oppure rimanere fisso in una determinata posizione. Giroscopio è uno dei sensori fondamentali per il mantenimento dell'assetto di volo e controllare la stabilità dell'APR attorno ai tre assi di rollio, beccheggio e imbardata. Attualmente i giroscopi sono elettronici, ma non sono in grado di misurare gli angoli di rotazione. Accelerometri. Gli accelerometri misurano le accelerazioni lungo i tre assi. Sono in grado di fornire i dati per calcolare l'angolo che queste formano con l'accelerazione di gravità e quindi determinare gli angoli di assetto per il rollio e il beccheggio. Anche accoppiando un giroscopio con un accelerometro in grado di misurare l'accelerazione lungo i tre assi, non si è in grado di misurare l'angolo che la prua forma con la direzione di avanzamento durante il volo. Magnetometro. Il magnetometro a tre assi è in grado di misurare l'orientazione rispetto alle linee del campo magnetico terrestre e quindi fornire il dato relativo all'orientazione della prua di un velivolo in volo. È un sensore molto delicato proprio perché misura le componenti del campo magnetico e prima di ogni volo deve essere calibrato, specialmente se l'ultimo volo è stato eseguito in luogo diverso. Può essere influenzato negativamente dalla presenza di altre sorgenti elettromagnetiche, in questo caso una APR in overing potrebbe iniziare a muoversi seguendo una traiettoria a spirale. L'accoppiamento di un giroscopio, accelerometro e magnetometro costituisce un sistema di sensori a 9 gradi di libertà ed è in grado di controllare completamente l'assetto di un APR durante il volo. Tipicamente, i sensori per determinare l'assetto di un APR sono integrati in una unità denominata IMU, Inertial Measurement Unit, unità di misura inerziale, molto compatta, come ad esempio quella visibile nella figura seguente. Motori elettrici. Esistono due tipi di motori elettrici, i motori a spazzola, brushed, e i motori senza spazzole, brushless. Motori a spazzole, brushed. I motori a spazzole sono piuttosto diffusi, trapani, frullatori, phon,
motorini di avviamento autovetture, eccetera. Tuttavia, presentano diverse problematiche dovute proprio alle spazzole. Le spazzole, infatti, strisciando sul commutatore, si consumano, creano attrito che si oppone alla rotazione e provocano scintille quando passano da un contatto all'altro del commutatore, che a loro volta creano dei disturbi elettromagnetici che influenzano negativamente il funzionamento corretto di eventuali sensori, come ad esempio quelli presenti a bordo di un drone. Hanno un rendimento inferiore ai motori senza spazzole. Motori senza spazzole, brushless. Esistono due tipi di motori brushless, in runner, cioè con rotore interno e statore esterno, outrunner, rotore esterno e statore interno. La configurazione in runner è utilizzata soprattutto nei motori più grandi, mentre per quelli più piccoli, come nel caso dei motori per multicotteri, si adotta la configurazione outrunner. La differenza sostanziale con i motori a spazzole, oltre alla mancanza delle spazzole, sono che 1. Le spire non ruotano. 2. Il passaggio di corrente nelle spire viene regolato da un microprocessore. A parità di potenza sono più leggeri rispetto ai rispettivi motori a spazzole. 3. A parità di potenza sono più leggeri rispetto ai rispettivi motori a spazzole. 4. Si usurano molto meno dei motori a spazzole e quindi sono più affidabili. Per regolare l'attivazione e la disattivazione delle spire, che danno origine ai magneti virtuali, è necessario un microprocessore di controllo, ESC, Electronic Speed Controller. Nella figura seguente si vedono chiaramente i collegamenti del ESC con il motore, fasi A, B e C, e con la batteria. Poi ci sono tre cavi che vanno alla centralina di controllo. La centralina di controllo, in base ai sensori di bordo e ai comandi del pilota, regola la velocità dei motori attraverso l'invio di un segnale digitale all'ESC, che ha un'ampiezza temporale minima di 1 millisecondo. La potenza è prossima allo 0% ed una massima di 2 millisecondi con potenza al 100%. Dato che le eliche dei multicotteri sono a passo fisso, per poter mantenere l'assetto di volo, la centralina varia la velocità dei singoli motori dalle 400 alle 490 volte al secondo. Paragrafo 8. Batterie Lion Lipo. Caratteristiche delle batterie. Le caratteristiche principali delle batterie, riguardo al loro uso nell'ambito degli APR, possono riassumersi in: tipo, le batterie possono essere costruite combinando diversi elementi chimici che ne identificano il tipo. Valore medio di tensione per celle, volts. Le batterie sono in generale costituite da più celle collegate in serie o in parallelo. Se collegate in serie, le tensioni si sommano, in parallelo la tensione rimane la stessa. Valore della corrente di scarica. Per batterie con alta corrente di scarica si intende una batteria in grado di scaricarsi completamente con alte correnti, come quelle necessarie a far funzionare i motori brushless dei droni. Numero di cicli di carica-scarica completi. Definisce in sostanza la vita di una batteria. Un ciclo di carica-scarica è caratterizzato da una carica completa ed una successiva scarica completa. Effetto memoria. Le batterie che hanno effetto memoria devono essere scaricate completamente prima di essere caricate, perché forniscono energia fino a livello di scarica precedente. Quelle che non hanno effetto memoria devono invece essere caricate sempre prima di raggiungere la scarica completa per aumentarne la vita. Con questo si conclude anche la seconda parte del sesto capitolo.
L'ultima parte tratterrà, ci sembra, principalmente argomenti di privacy.